Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Un altro appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo settimanale curato dal nostro amico astrologo di riferimento Azus. Bentornato. Ciao Pasquale. Un altro appuntamento per la settimana che va dal 23 al 29 novembre 2015 con quelli che sono i consigli da parte delle stelle, da parte degli astri. Ho un programma televisivo, questo voluto da Cartomanti Europei, uno dei centri di cartomanzia più grandi, più importanti, più seguiti in Italia e non solo in Italia. Un appuntamento, abbiamo detto, settimanale che serve anche a toglierci qualche piccola curiosità nel corso della nostra trasmissione. Un ordine atipico di elencazione dei vari segni, partiamo dal segno un po' più sfavorito per questa settimana di riferimento, fino a arrivare al segno invece che andrà meglio nella settimana dal 23 al 29 novembre. Quindi non cambiate canale, perché magari uno dei prossimi segni potrebbe essere il vostro. Infatti partiamo quest'oggi, Azus, dal Sagittario. Sì, partiamo dal Sagittario, questo segno di fuoco che ha qualche piccolo problema nel corso di questa settimana, però, amici del Sagittario, tutto sommato la situazione rimane abbastanza fluida per quanto vi riguarda. Certo, ci sono degli impegni importanti in questo periodo, anche i rapporti sociali, i contatti con il mondo circostante sono impegnativi, ma possono darvi delle grandi soddisfazioni. Venere, Marte nel segno della Bilancia rappresentano un sostegno fondamentale per quanto riguarda una nuova iniziativa professionale, ma anche per l'amore. Sono di grande stimolo, rappresentano la passionalità, rappresentano la possibilità di incontrare anche delle persone nuove per i single. Attenzione però, perché in questa settimana c'è una luna piena che si forma nel segno dei Gemelli. Ah, ricordo che il sole è appena entrato nel vostro segno, quindi vi dà una bella carica, vi dà una bella energia. Però insomma ci vorrà ancora qualche giorno prima che le cose possano assestarsi in maniera definitiva. C'è questa luna piena, dicevamo, nel segno dei Gemelli, causata proprio dall'opposizione della luna con il sole nel vostro segno. Che cosa significa? Significa che sarete in quelle giornate in cui la luna transiterà in quel settore del cielo, quindi stiamo parlando di mercoledì, stiamo parlando di giovedì e di venerdì, particolarmente irascibili e aggressivi nei confronti delle persone che vi circondano, e anche l'amore tende a soffrire di questo transito lunare in quel settore del cielo. La luna in Toro all'inizio della settimana, lunedì e martedì, è una luna che può darvi delle chance da un punto di vista professionale, ma tende un pochettino ad appiattire la vostra vita. Che significa? Che qualcuno di voi potrebbe essere un po' annoiato dalla solita routine, dal solito tran tran, ed è chiaro che per un segno come il vostro, abituato alle avventure, abituato alle nuove esperienze, ecco, il dover ripetere certi gesti, certe abitudini, certe parole, certi discorsi anche può essere, abbastanza controproducente, annoiante, e devo dire può portare voi a vivere in maniera più complicata, no? La giornata, no? Sarete scontenti, il vostro malcontento sarà un po' palpabile, dobbiamo dire, e lo rifletterete proprio sulle persone che vi circondano, avendo un atteggiamento troppo anche critico nei confronti dei vostri colleghi di lavoro, dei vostri amici, dei vostri familiari e del vostro partner. La luna nel corso del fine settimana se ne andrà nel segno del Cancro. È una posizione che vi invita a riflettere, ad indagare, ad approfondire alcune questioni che magari in questo momento state un po' trascurando. Attenzione, perché sono in arrivo delle giornate anche molto belle per quanto vi riguarda, no? Il vostro mese sarà ricco anche di colpi di scena, però in questa settimana vi invito, amici del Sagittario, a non esagerare nemmeno con l'attività fisica, per esempio. Questo Marte, no, vi spinge proprio a dare il massimo, a dare
il top in quelle che sono le vostre attività preferite, quindi lo sport, le lunghe passeggiate, la corsa. Ricordo che voi siete i figli del centauro, quindi per metà siete dei cavalli e quindi avete voglia di muovervi in continuazione, però ci vuole un po' di prudenza in questo momento. La luna piena nel segno dei gemelli però può segnare anche una svolta clamorosa in ambito sentimentale, soprattutto per i single. Bene, questo per quanto riguarda il segno zodiacale del Sagittario. Procediamo con il segno della Vergine. Prima però voglio ricordarvi che mandando un SMS al numero telefonico 488-3888, ripeto 488-3888, con la parola Astri, semplicemente scrivendo la parola Astri, risponde Azus in persona, in abbonamento, un servizio in abbonamento che ogni giorno nel corso della settimana vi farà ricevere sul vostro cellulare quelli che sono consigli, curiosità sull'oroscopo di riferimento. Stesso numero, cambia la parola, si scrive al posto di Astri, si scrive Fortuna, per ricevere invece dei consigli per quanto riguarda le estrazioni del lotto, e quindi per mettere in pratica un po' la fortuna in tal senso. Ricordate, SMS 488-3888, scrivete Astri per l'oroscopo o Fortuna per le indicazioni sul lotto. Servizio in abbonamento, abbiamo detto, adesso è la volta del segno della Vergine. Sì, la Vergine, però io voglio subito tranquillizzare anche i nostri amici della Vergine, no? Perché voi continuate ad essere uno dei segni migliori di questo periodo, con Giove che transita proprio lì in casa vostra, la fortuna, la voglia di crescere, la possibilità di ottenere dei grandi successi da un punto di vista professionale, tutto ciò rimane. Però è chiaro che dovete affrontare delle giornate un po' più pesanti, in cui ottenere quello che desiderate risulterà più farraginoso, più complicato, dovrete impegnarvi al 100%. Però la settimana parte abbastanza bene con questa luna che transita nel segno del Toro, nell'amico segno del Toro, che per voi ha a che fare con le distanze, con i viaggi, con gli spostamenti, con il lontano, ma anche con le nuove esperienze, la capacità di crescere da un punto di vista anche culturale, personale. Ecco, quella luna che transita nel segno del Toro vi permette ad esempio di iniziare una nuova collaborazione, una nuova esperienza lavorativa, ma devo dire va ad incidere positivamente anche sull'amore. Questo amore che da quando Venere e Marte sono usciti dal vostro segno per entrare nella bilancia, hanno un pochettino appiattito le vostre giornate. C'è grande sensualità, c'è la possibilità sempre di vivere in maniera molto appagante il rapporto di coppia, però chiaramente non ci sono quei picchi, no, di grande emotività che hanno assicurato proprio i pianeti in transito nel vostro segno. Però lunedì e martedì ritroverete proprio il gusto di condividere anche delle esperienze in compagnia della persona che amate. È una luna ideale anche per riavvicinare delle distanze. Quindi se c'è stato qualche piccolo screzio, qualche piccolo litigio, questa è una luna ideale proprio per riappacificarsi. Attenzione però, la luna piena nel segno dei gemelli è una luna piuttosto pesante anche per quanto riguarda il vostro umore, no? Perché sarete meno disponibili, sarete molto più chiusi in voi stessi, e poi una luna che va ad agire sulle vostre ambizioni e quindi il desiderio di ottenere il massimo, il 100% da tutto quello che fate. Sappiamo che non sempre è possibile, siccome sarete incontentabili in quelle giornate, mercoledì, giovedì e venerdì, allora rischiate di chiudere il giorno in maniera un po' negativa, nel senso che avete degli strani pensieri, no? Iniziate a pensare che certi risultati non possono essere raggiunti, che determinate persone vi remano contro e probabilmente avranno la meglio nei vostri confronti. Scacciate questo tipo di pensieri, perché non è vero, perché non è così. Voi avete tanti assi nella manica da giocarvi, e tutto questo sarà evidente poi nelle giornate di sabato e di domenica, ad esempio, no? In cui la luna transiterà nell'amico segno del Cancro, ed è una luna estremamente fortunata,
proprio per il rapporto con le persone, con l'ambiente circostante, quindi avrete modo di riconsiderare anche un giudizio negativo che avete dato su alcune persone che vi circondano. Bene, allora, ricordate il sito internet dell'organizzazione che produce questo programma, www.cartomantieuropei.it. Attraverso questo sito ci sono varie possibilità per mettersi in contatto con i cartomanti stessi, per mettersi in contatto con Azus, per rivedere ad esempio questa puntata. Se avete perso un particolare del vostro segno zodiacale, avrete la possibilità da subito di andare sul sito e rivedere questo appuntamento, questa puntata. Ricordate allora www.cartomantieuropei.it. Adesso è la volta, Azus, dei pesci. Sì, i pesciolini, i nostri amici pesciolini, teneri. Ecco, questi pesciolini che adesso però devono dimostrare la grinta e dovete tirare fuori tutto quello che avete dentro in questo periodo, perché comunque ci sono dei transiti che vi mettono duramente alla prova, amici dei pesci. In maniera particolare, questo Mercurio, che adesso è entrato nel segno del Sagittario, è un Mercurio che anche da un punto di vista lavorativo, professionale, vi dà delle chance, vi dà delle occasioni, vi dà delle possibilità, però chiaramente voi dovete essere disposti anche a superare degli esami, a superare delle prove, a mettervi in gioco, a dimostrare il vostro talento, a dare il 100%, sempre e comunque. La settimana parte in maniera decisamente positiva, grazie ad una bella luna che transita nel segno del Toro e vi aiuta anche nelle comunicazioni ad essere spigliati, ad avere delle idee, nella ricerca di soluzioni, nella comunicazione, quella quotidiana di tutti i giorni, con chi vi circonda, con i vostri parenti, con i vostri familiari, con i vostri figli, ma in maniera particolare sul posto di lavoro. Perché? Perché attenzione che questo Mercurio in transito in Sagittario ogni tanto può creare delle interferenze, se non proprio una caduta di linea, diciamo così, no? Quindi si interrompono determinate comunicazioni perché voi rimarrete fermi sulle vostre convinzioni, vi sentirete anche un po' attaccati, un po' aggrediti e quindi come al solito avete la tendenza a chiudervi in voi stessi e non dare più niente a nessuno. Questa luna invece, lunedì e martedì, vi aiuta proprio in questa direzione, ad essere più disponibili. Poi attenzione però, perché la luna nel segno dei gemelli diventa piena ed è una luna che va ad incidere proprio sull'ambiente quotidiano, quindi l'ambiente domestico, familiare e lavorativo, in cui possono succedere anche delle cose importanti. Attenzione, perché questa è una luna che vi fa vedere tutto in maniera più chiara, quindi se ci sono dei problemi da risolvere li vedrete e troverete anche delle soluzioni. Se ci sono delle persone che vi remano contro oppure che vi dicono delle bugie, beh, sarà evidente in queste giornate, non dovete abbattervi e dovete continuare per la vostra strada, anche perché il fine settimana si preannuncia assolutamente fantastico. C'è una luna che transita nel segno del Cancro, il punto più bello del vostro cielo, del vostro oroscopo. Ha a che fare con la fortuna, ha a che fare con l'amore, ha a che fare con la passionalità, con l'erotismo. Quindi ritroverete d'incanto proprio tutta questa vostra energia che ogni tanto avete la tendenza a tenere dentro, a soffocare dentro di voi, e quindi i rapporti sentimentali saranno eccezionali proprio nel fine settimana. E devo dire che per i single che in questo momento si lamentano anche di non riuscire a trovare l'anima gemella, ci saranno delle chance, delle occasioni, può arrivare un invito inatteso, inaspettato, che bisognerà cogliere al volo. Bene, allora, speriamo che i pesciolini non perdano l'occasione di farlo, ecco, così come ha detto Azus, di cogliere le occasioni al volo. Attenzione, ultimo segno del primo blocco, prima di una veloce pausa pubblicitaria, lo ricordiamo, l'ordine in cui Azus elenca i segni zodiacali è un ordine non consueto, un ordine che va dal segno un po' più sfavorito, siamo partiti dal Sagittario, fino invece ad arrivare al segno che ci sembra un po' più favorito nel corso di questa settimana. La settimana di riferimento è quella che va dal 23 al 29 novembre 2015. Adesso, Azus, è la volta del Cancro. Sì, il Cancro. Il Cancro è che vivrà un weekend davvero intenso, molto bello,
Però devo dire che questa luna piena che si forma alle vostre spalle purtroppo va ad incidere su quello che è un po' il vostro tallone d'Achille, il vostro punto debole, l'eccessiva emotività. Il problema di voi, Cancri, ma anche un po' di tutti i segni d'acqua, no? Lo abbiamo detto nelle puntate precedenti, segni d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, hanno questa emotività incredibile, no? Voi vivete in un mondo fatto di emozioni, di sentimenti, però tante volte queste sensazioni, queste emozioni, queste scariche, no? Che voi avete all'interno del vostro cuore, condizionano le vostre scelte, anche da un punto di vista professionale, e questo non va bene. Quindi mi raccomando, nelle giornate in cui la luna sarà piena nel segno dei Gemelli, e stiamo parlando di mercoledì, giovedì e venerdì, dovete stare molto attenti a non perdere la vostra razionalità, quel briciolo di razionalità che voi comunque possedete, no? Quindi dovete mantenere un po' il sangue freddo, perché rischiate di prendere delle decisioni affrettate, di vedere le cose sotto una luce sbagliata, amici del Cancro. Io ricordo che in questo momento Mercurio, che transita nel segno del Sagittario insieme a Saturno, vi aiuta a mettere a posto alcune cose sul lavoro, anche da un punto di vista economico, finanziario, voi potete ottenere dei risultati importanti. Però chiaramente, se le vostre decisioni saranno condizionate dall'emotività, rischiate di fare un buco nell'acqua. E in quelle giornate sarà veramente necessario mantenere i nervi saldi anche da un punto di vista sentimentale, perché questa è una luna che vi illude. Quindi qui mi riferisco soprattutto ai single che sono alla ricerca di un nuovo amore. Magari quella persona che vi promette tante cose non vi dice tutta la verità, e allora bisognerà stare attenti, bisognerà soppesare con attenzione quello che vi viene detto, che vi viene promesso e che vi viene assicurato. Poi però passiamo anche alle note liete di questa settimana, perché ci sono, all'inizio c'è una luna bellissima che transita nel segno del Toro, e quindi avrete una grande facilità anche a risolvere alcune questioni che hanno a che fare con la vostra famiglia, con i vostri figli, con gli amici e i colleghi di lavoro. E poi la luna nel vostro segno, nelle giornate di sabato e di domenica, ecco, quelle sono giornate molto intense, come piacciono a voi, piene di coccole, piene di attenzioni nei vostri confronti. Attenzione sempre in famiglia, questo transito di Marte e di Venere nel segno della Bilancia ogni tanto vi fa perdere completamente le staffe, allora date in escandescenze, e allora cominciate a litigare con tutto e con tutti, ma soprattutto fate tanti capricci a causa di questi transiti in casa, tra le pareti domestiche, con il vostro amore, ma anche con i vostri familiari, volete talmente tante attenzioni che, non ricevendole, magari perdete completamente la testa. Quindi mi raccomando, anche in questo caso dovete sapervi anche un po' accontentare di quello che vi viene dato. Bene, allora, prima di una velocissima pausa, e intanto vi invito a non cambiare canale perché il prossimo segno potrebbe essere il vostro, vi ricordo il servizio in abbonamento che Cartomanti Europei, ovvero l'organizzazione che produce questa trasmissione, le Stelle di Azus, Cartomanti Europei, vi dà l'occasione di ricevere in servizio in abbonamento sul vostro telefonino, scrivendo dei messaggi con una sola parola, state a sentire, al 488-3888, ripeto 488-3888, scrivendo la parola Astri, direttamente dei messaggi sul vostro telefonino da parte di Azus per quanto riguarda l'oroscopo settimanale. Per quanto riguarda invece i consigli, le anticipazioni, le previsioni sul lotto, basta scrivere la parola Astri. Ecco, quindi ricordate, 488-3888, una di queste due parole. Astri oppure fortuna. Ho sbagliato. Giuda, rientro dal segno. Perché ho detto Astri, Astri, non fortuna. Quindi... E me guardi a me. Sei del Cancro. Bene, allora, prima di una velocissima pausa, vi ricordo il servizio in abbonamento che Cartomanti Europei, ovvero l'organizzazione che produce questo programma, questa trasmissione, è in grado di offrirvi
offerto come servizio in abbonamento direttamente sul vostro telefonino, mandando un SMS al 488-3888 e scrivendo semplicemente la parola ASTRI. Avete la possibilità di ricevere sul vostro telefono appunto i consigli delle stelle da parte di Azus direttamente, proprio un filo diretto. Invece scrivendo la parola fortuna si possono ottenere sempre in servizio, in abbonamento sul vostro telefonino da parte di cartomanti europei le anticipazioni, le previsioni per quanto riguarda il lotto. Quindi ASTRI per l'oroscopo, fortuna per il lotto. Ci fermiamo per qualche istante, non cambiate canale perché il prossimo segno potrebbe essere... Ciao, sono Bianca del Centro Cartomanti Europei. Volevo ricordarvi il nostro nuovo servizio via SMS. Abbonandovi al 48 83 888 e scrivendo fortuna potreste ricevere le nostre previsioni sul vostro cellulare anche il giorno stesso delle estrazioni. È un servizio immediato e rapidissimo, quindi affrettatevi perché l'opportunità si coglie una volta. Rieccoci di nuovo, seconda parte per le stelle di Azus, l'oroscopo settimanale curato dal nostro amico. Ormai sei entrato nelle case di tutti quanti noi, ecco, lo diciamo sempre, Azus in cucina, Azus in salotto, in camera da letto e certe volte anche nel bagno, e che questa insomma è una cosa un po'... Vabbè, comunque, l'importante è che alla fine di questa puntata, alla fine di questa trasmissione, ne sapremo un pochino di più su quelli che saranno gli eventi che possono occorrerci nella settimana di riferimento che va dal 23 al 29 novembre 2015, è già perché questo è un oroscopo settimanale, un appuntamento creato, ideato, voluto e prodotto soprattutto da Cartomanti Europei, il centro di cartomanzia che è tra i più grandi, tra i più importanti e soprattutto, cosa più importante, tra i più seguiti in Italia e non solo in Italia. In sovraimpressione tutti i contatti per entrare appunto a parlare, per poter contattare i cartomanti, non solo i cartomanti, anche direttamente Azus, ad esempio per richiedere un oroscopo personalizzato. C'è proprio ad esempio sul nostro sito www.cartomantieuropei.it una finestrella. Si chiamerebbe banner, però diciamola un po' più diciamo in maniera semplicistica, una finestrella per poter parlare direttamente con Azus. Allora, ci eravamo lasciati col segno zodiacale del Cancro, adesso invece parliamo del Toro. Ah sì, il Toro. Beh, il Toro è un segno bello perché ha a che fare con la maternità, ha a che fare con la terra madre. Segno anche molto caldo, no? Avvolgente. Però in questo periodo devo dire che i tori sono un po' più distaccati, un po' più freddi rispetto al solito, perché ci sono questi transiti di Venere e di Marte nel segno della bilancia, che ha a che fare con il lavoro, ha a che fare con gli impegni professionali, che li distolgono un pochettino dall'amore, dalla famiglia. Però devo dire che almeno all'inizio di questa settimana una luna molto bella che transita nel vostro segno, e devo dire che la luna si trova molto bene proprio lì nel segno del Toro. Un giorno, Pasquale, poi parleremo anche, no, di questa presenza dei pianeti nei vari segni, chi si trova meglio, chi si trova peggio, insomma, no, perché ci sono esaltazioni quando un pianeta si trova molto bene in un segno, ci sono invece delle posizioni negative in quel segno, il pianeta dà il peggio di sé in quel segno zodiacale. Ok, quindi va bene, poi un'altra curiosità. Un giorno ne parleremo. Intanto però, tornando al segno del Toro, questa luna madre è nel vostro segno all'inizio di settimana, è una luna che vi dà tante soddisfazioni da un punto di vista affettivo, no? Quello che è un po' mancato in questi ultimi giorni, in cui avevate altre cose da fare, altri pensieri per la testa. La luna poi però vi riporta subito, ecco, a questa situazione di lavoro, di impegni. La luna nel segno dei Gemelli però vi dà una grande chance, perché questa è una luna piena che transita nel settore che per voi ha a che fare con il possesso, e sappiamo quanto i tori ci tengano
alle cose materiali. Loro hanno bisogno di toccare con mano i risultati anche del loro lavoro. I tori non si accontentano di promesse, vogliono i fatti. E in effetti i fatti arriveranno proprio in queste giornate, no? Quasi a sorpresa, amici del toro. Quindi mi raccomando, sono giornate ideali per ricevere una somma di denaro, un pagamento, per mettere nero su bianco anche un accordo professionale, per iniziare anche una nuova esperienza lavorativa. Insomma, se dovete anche firmare un contratto di compravendita, queste sono giornate ideali. Poi c'è il fine settimana in cui riuscirete anche un po' a staccare la spina. Ci vuole un pochettino di superficialità in più. Ecco, non potete solo pensare al dovere, dovete pensare anche un pochettino al piacere, amici del toro. E in effetti quella luna che transita nel segno del cancro parla proprio di questo, della possibilità di un'uscita con gli amici, della possibilità di vivere anche il rapporto sentimentale in maniera più leggera, in maniera più spensierata, e quindi saranno giornate che vi regaleranno felicità ed allegria, che sono componenti fondamentali della nostra vita e che voi ogni tanto trascurate proprio in nome del dovere, in nome anche del profitto, dobbiamo dire. Bene, allora spieghiamo una cosa molto importante ai nostri amici telespettatori. Voi vedete questa trasmissione forse in diretta in questo momento, forse in replica, chi lo sa. Ah, ho perso un particolare, ma il mio segno è già stato detto. Non c'è problema. Innanzitutto potrete seguire le repliche domani alla stessa ora su questo stesso canale. Ok? E quindi questo forse è il metodo più semplice, ma se avete la possibilità di usufruire di internet, potete innanzitutto visitare il sito dell'organizzazione che produce questo programma, Cartomanti Europei, quindi il sito www.cartomantieuropei.it. Lì c'è un banner, una finestrella, come dicevamo prima, sulla quale cliccare e sulla quale poter vedere tutte le repliche dei nostri appuntamenti con l'oroscopo settimanale. Stessa cosa valga per YouTube, ok, nel canale di Cartomanti Europei. Stessa cosa valga per quanto riguarda Facebook, pagina appunto Cartomanti Europei, e anche lì tutte le iniziative, tra cui quella che si chiama Le Stelle di Azus. Eccolo qui Azus, il nostro astrologo di riferimento per l'oroscopo settimanale. Questa settimana è quello che va dal 23 al 29 novembre 2015. Abbiamo parlato del toro, adesso è la volta Azus dello scorpione. Eh sì, lo scorpione, siamo ormai alla fine di novembre quasi, con questa settimana, quindi finisce anche un po' il periodo che voi amate di più, amici dello scorpione, no? Questo mese che un po' vi incarna proprio, però insomma ci sono buone notizie per voi, all'orizzonte, amici scorpioncini. È chiaro che questo è un periodo in cui magari le cose non vanno proprio in maniera perfetta come voi desiderate, come voi pretendete, perché sappiamo che lo scorpione, oltre ad avere questo pianeta che è Plutone, che è il vostro padre astrologico, però Plutone è stato scoperto solo in tempi recenti, quindi l'astrologia classica ci diceva che era Marte il vostro padre astrologico, quindi avete questa grinta, questa energia di Marte, questa combattività di Marte, e quando le cose non vi vanno a genio, non esitate a tirare fuori proprio le unghie per aggredire anche i concorrenti. Ecco, è un'energia che voi dovete comunque centellinare in questo momento, perché non è che ne abbiate molta. C'è Marte che transita in un settore del cielo un po' delicato, ovvero il segno della bilancia. Ha a che fare con il vostro subconscio, ha a che fare con la sensazione anche di ristrettezza, di prigionia, e quindi tante situazioni che voi vivete quotidianamente vi danno fastidio, vi fanno mancare anche un po' l'aria, vi sentite anche un po' costretti a fare certe cose. Magari è iniziato anche un momento diverso della vostra vita, avete bisogno in qualche modo di adattarvi a questi cambiamenti. Con calma, con pazienza e con serenità, come suggerisce questo Saturno in transito nel segno del Sagittario, che ha a che fare proprio con la ricerca della stabilità
E poi avete il sostegno di un Giove meraviglioso nel segno della Vergine. La fortuna è sempre dalla vostra parte. Ecco, però questi assestamenti possono provocare in voi anche qualche piccolo problema, soprattutto nelle giornate di lunedì e di martedì, quando il vostro umore non sarà proprio perfetto. Dobbiamo dirlo, anche i rapporti sentimentali risentiranno di questo vostro nervosismo. Le cose andranno un po' meglio, ma solo un po' meglio, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. C'è una luna piena, però, attenzione, che si forma in un settore del cielo importante per quanto vi riguarda, perché è il settore che prende le vostre caratteristiche. C'è una luna piena che vi invita quindi a vederci chiaro, ad usare la lente di ingrandimento in ogni cosa che farete e che vi verrà proposta. Soprattutto quella è una luna ideale per chi deve affrontare dei problemi che abbiano a che fare con la pubblica amministrazione, per chi deve andare in qualche ufficio magari a fare qualche coda anche antipatica, però avrete la possibilità di risolvere, di andare fino in fondo ad una questione anche legale che magari vi ha preoccupato nelle ultime settimane. E poi ci sarà un weekend, un fine settimana ancora molto bello, soprattutto per i sentimenti riuscirete a trovare una maggiore tranquillità, una maggiore serenità, però attenzione, voi dovete scacciare certi sospetti che in questo momento albergano nella vostra mente. Allora, prendete appunto di questo numero che vi do, un numero al quale non telefonare, ma mandare un SMS, anche piuttosto semplice, perché si tratta di scrivere una sola parola, 488-3888. Ripeto, 488-3888. Allora, se scrivete in questo SMS la parola Astri, avete la possibilità di ricevere in servizio di abbonamento settimanale un consiglio delle stelle, un consiglio dell'oroscopo al giorno direttamente da parte di Azus, direttamente sul vostro telefonino. Stessa cosa valga per la parola fortuna, quindi anziché scrivere la parola Astri, si scrive la parola fortuna allo stesso numero, al 488-3888, e si ricevono anticipazioni, consigli per quanto riguarda il lotto. Quindi non perdetevi la possibilità di usufruire di questo servizio in abbonamento veramente importante. Allora, adesso invece andiamo avanti con i nostri segni zodiacali. Questa è la volta del Capricorno. Capricorno, segno di terra, ed è un segno che ancora in questo momento riesce ad ottenere dei grandissimi risultati. E già, nonostante ci sia qualche nemico in più, questo lo dobbiamo dire, perché Marte, che transita nel segno della Bilancia, è un po' una spina nel fianco per quanto vi riguarda, quindi le cose non vengono molto naturali. Trovate sempre la persona pronta a mettervi i bastoni tra le ruote, la persona che magari allo sportello pubblico vi crea un sacco di problemi. È chiaro, sono delle seccature quotidiane che però voi saprete affrontare nella maniera giusta, soprattutto nelle giornate di lunedì e di martedì, quando ci sarà una luna bellissima in transito nel segno del Toro. Ed è una luna che parla anche di amore e di sentimenti. Ecco, dobbiamo soffermarci un attimo sulle questioni che riguardano l'amore, perché dopo un inizio d'autunno sfavillante per quanto vi riguarda, adesso le cose si sono un po' complicate. Certo, Venere, che transita nel segno della Bilancia, vi rende delle persone molto ambiziose sotto questo punto di vista, quindi non vi accontentate mai di quello che vi viene dato. Pretendete sempre qualcosa di più, una dimostrazione d'affetto in più, ma sappiamo che voi, essendo un segno di terra, più che dimostrazioni di affetto, volete dimostrazioni pratiche. Qualcuno che si prenda anche delle responsabilità nei vostri confronti e degli impegni seri. Ecco perché questo è un periodo in cui i Capricorni, molti Capricorni, prenderanno delle decisioni importanti e metteranno anche il partner, qui magari mi riferisco alle persone che vivono una storia ormai da qualche anno o una lunga convivenza, metteranno di fronte a una scelta il partner. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo legalizzare questo nostro status oppure ce ne andiamo ognuno per la propria strada? Ecco, sarà facile che voi facciate una cosa del genere in questo periodo. E soprattutto, devo dire, nelle giornate di sabato e di domenica, quando ci sarà una luna contraria, ed è una luna che
amplifica proprio questo malcontento che voi sentite a causa dei pianeti che transitano nel segno della Bilancia. Molto bene però sul lavoro, soprattutto con questa luna piena bellissima che transita nel segno dei Gemelli, ed è una luna piena che rappresenta anche una piena soddisfazione per un progetto, per un risultato che voi otterrete proprio in quelle giornate. Attenzione però a Mercurio, che transitando alle vostre spalle nel segno del Sagittario ogni tanto vi fa sbagliare dei conti, dei calcoli, delle valutazioni, e magari un programma molto accorto, attento, che voi avevate preparato, che voi avevate fatto, potrebbe in qualche modo deludervi, perché magari avrete sbagliato qualche dettaglio, non siete stati attenti a qualcosa di fondamentale. Questo è dovuto anche a Marte, che ci mette sempre un po' la coda, no? In questo periodo, e quindi provoca degli imprevisti a cui voi non eravate chiaramente preparati e che possono però essere determinanti. Quindi mi raccomando, sempre massima concentrazione, non sottovalutate nulla in questo momento, mi raccomando. Bene, allora ricordate, cosa molto importante, ordine di elencazione dei nostri segni zodiacali atipico, non quello che va comunemente dall'Ariete ai Pesci, ma a seconda di quanto questi segni siano favoriti nel corso di questa settimana. Quindi attenzione, rimanete all'ascolto, alla visione di questo programma, di questa trasmissione, perché magari tra i prossimi, che sono gli ultimi 5 segni, quelli più favoriti di questa settimana, potrebbe esserci il vostro. Se vi siete persi il vostro segno, non c'è problema, attraverso internet oppure attraverso la visione direttamente di una replica domani alla stessa ora su questo stesso canale, avrete la possibilità, per così dire, di recuperare. Certo. Ok, adesso è la volta del leone. I leoni, questi leoni con la loro criniera fantastica, che dimostra anche la loro forza, la loro grinta, e soprattutto la criniera, una specie di scusate, corona, perché voi vi sentite proprio il re dello zodiaco, questo dobbiamo dirlo, amici del leone. Beh, questa sarà una settimana molto intensa, importante, perché ci sono stati già dei cambiamenti. Il sole, per esempio, nel segno del Sagittario, è il vostro padre astrologico, quello lì. E quando si mette in una posizione bella, positiva, stimolante, voi riuscite a dare il massimo, riuscite a dare il 100% sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda l'amore, sia per quanto riguarda il lavoro. Però è sul lavoro che io volevo soffermarmi un attimo, amici del leone, perché questo Mercurio che transita nel segno del Sagittario insieme al Sole, insieme a Saturno, vi dà delle occasioni irripetibili, e la Luna piena nel segno dei Gemelli, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, è una Luna che vi permette di ottenere anche dei favori, degli appoggi, un sostegno importante, un incoraggiamento, oppure una proposta, qualcuno che decide di puntare su di voi, amici del leone. Quindi mi raccomando, questa è una settimana in cui possono succedere delle cose che voi stavate aspettando chissà da quanto tempo. È anche vero che c'è in questo periodo una situazione dinamica anche per quanto riguarda l'amore, con Marte e Venere che transitano nel segno della Bilancia. È un transito che riguarda soprattutto gli incontri, i flirt, le storielle, no? Le avventure, che vi piacciono comunque, perché voi siete un segno di fuoco e quindi amate anche queste storie, mordi e fuggi. E questa Luna in transito nel segno dei Gemelli sottolinea proprio questa possibilità che voi avete di vivere delle intense emozioni, anche se passeggere, senza prendere grossi impegni, ecco, diciamo così. Poi dobbiamo venire alle giornate un po' meno positive di questa settimana. L'avvio lunedì e martedì vedrà la Luna nel segno del Toro, ed è una Luna che vi appesantisce, ma proprio da un punto di vista fisico, no? Avrete più difficoltà anche ad alzarvi dal letto, magari se avete un appuntamento molto presto vi peserà tantissimo, però poi nel corso della giornata riuscirete a recuperare proprio grazie a questi transiti, che sono comunque dinamici, però saranno delle giornate in cui andrete un pochettino a rilento, amici del leone, ed è una luna che può portare anche qualche piccolo screzio, qualche incomprensione, qualche litigio con il partner. Poi la luna del weekend
è una luna che vi invita anche a cercare un po' l'intimità di certi rapporti, dei rapporti familiari, per esempio, trascorrere più tempo con le persone che vi vogliono bene, con i vostri cari, con il vostro partner, con i vostri familiari. Insomma, un weekend di tranquillità, di relax, è necessario anche per voi che avete questa energia clamorosa da tirare fuori. Le stelle di Azus, il programma che parla dell'oroscopo settimanale creato, voluto e ideato da Cartomanti Europei. Quando Cartomanti Europei ha ideato questo programma, questa trasmissione, una delle prerogative che ci ha infilato dentro è quella di togliere delle piccole curiosità ai nostri telespettatori, di curare l'oroscopo in una maniera un po' diversa, un po' nuova, un po' particolare, in modo che i nostri telespettatori possano da una parte interagire con noi e possano ascoltare anche appunto piccole curiosità, togliersi qualche interrogativo. Certo. La settimana scorsa parlavamo della distinzione dei segni a secondo dell'elemento di appartenenza. Ecco, Azus, esistono altri insiemi per accorpare i vari segni dello zodiaco? Esistono, Pasquale, ci sono. Ce li racconterà quali sono questi insiemi o sottoinsiemi tra poco. Non cambiate canale, innanzitutto perché tra poco la risposta del nostro amico Azus e poi gli ultimi quattro segni, quelli più favoriti di questa settimana. Torniamo tra poco. Ciao, sono Sara dei Cartomanti Europei, visita il nostro sito www.cartomantieuropei.com, seguici in diretta streaming, chiamalo 0773 49 35 35 e comunica ai nostri centralinisti il codice che daremo durante le puntate. Se sarai la prima, avrai diritto a 10 minuti gratis di consulto più altri minuti a 50 centesimi. Seguici. Rieccoci di nuovo in studio con Azus, il nostro astrologo di riferimento per le stelle di Azus, ovvero il programma televisivo ideato, creato e voluto da Cartomanti Europei. Per sapere di chi stiamo parlando, www.cartomantieuropei.it, e poi ne parleremo meglio ancora dopo. Ecco, dicevo, il programma televisivo ideato per parlarvi dell'oroscopo settimanale, settimana di riferimento quella che va dal 23 al 29. Ci eravamo interrotti per fare una domanda al nostro amico Azus. La settimana scorsa, per i più attenti, parlavamo della suddivisione dei segni a seconda degli elementi terra, acqua, fuoco e aria. Ecco, volevamo sapere, Azus, se esistono altri insiemi in cui suddividere i segni dell'oroscopo, i segni dello zodiaco. Certo, c'è ad esempio questa suddivisione che riguarda la natura un pochettino dell'essenza del segno. I segni possono essere cardinali, fissi o mobili. Allora, i cardinali sono i segni che sono posti all'inizio di una stagione, quindi sono l'Ariete, il Cancro, sono la Bilancia e il Capricorno. Questi segni hanno come caratteristica una personalità anche spiccata come l'Ariete, no? Una certa, devo dire, anche istintività di fondo, seppure la Bilancia, magari, che è un segno cardinale, è un segno un po' più meditativo, però insomma sono dei segni che hanno questa forza anche, no? di imporsi, e magari la Bilancia lo fa attraverso la diplomazia e l'Ariete attraverso invece la guerra, no? Lo scontro diretto. Però hanno insomma questa caratteristica di prendere un po' l'essenza della stagione che rappresentano, ma risentendo anche un pochettino della stagione precedente. Quindi l'Ariete risente un pochettino dell'inverno, seppure rappresenta la scintilla primordiale, il Cancro risente della primavera, la Bilancia dell'estate e il Capricorno dell'autunno. Poi ci sono invece i segni fissi, che sono quelli posti al centro di una stagione e in tutto e per tutto rappresentano quella stagione. Quindi il Toro, che rappresenta la primavera, è la terra madre, la terra fertile, no? La terra che poi darà i frutti nel corso dell'estate. E poi c'è il Leone, che rappresenta
la pienezza dell'estate, il sole, il solleone, il sole più splendente e più caldo, e quindi con tutto ciò che ne consegue, questa personalità che quasi non si contiene, e poi lo scorpione che rappresenta l'autunno, l'essenza dell'autunno, quindi anche la morte, non a caso a quel segno dello zodiaco è associata la morte intesa come rivoluzione, come trasformazione, come metamorfosi e come rinascita, e l'autunno in effetti con le foglie che cadono rappresenta un po' la morte della natura, e l'inverno con l'acquario, segno fisso dell'inverno, che rappresenta i rigori anche un pochettino di questa stagione, però devo dire con un occhio verso il futuro, perché ricordiamo che poi l'inverno è l'ultimo frammento prima di un inizio di un nuovo ciclo vitale. E poi ci sono invece i segni mobili, si chiamano, posti alla fine di una stagione, sono quelli un po' più emotivi e che hanno bisogno di grande mobilità, come i gemelli, ad esempio, posti alla fine della primavera, come la Vergine, no? Posta alla fine dell'autunno, dell'estate, scusate, come il Sagittario posto alla fine dell'autunno e come i Pesci posti alla fine dell'inverno, che già risentono però, ad esempio i Pesci rappresentano anche un po' il misticismo, no? Si staccano dalla materialità per proiettarsi in una nuova dimensione. Discorso molto affascinante, ma che magari affronteremo un altro. Bene, allora sì, perché noi siamo qui soprattutto poi per parlare delle stelle, dell'oroscopo e dei segni zodiacali. Siamo arrivati ai quattro segni più favoriti di questa settimana. Vi consiglio di non cambiare canale. Ripartiamo, Azus, dall'Ariete. Sì, ripartiamo dall'Ariete, segno in grande spolvero, devo dire, in questo periodo. Perché poi l'Ariete ama le sfide, ama le lotte, ama le guerre. E se c'è un periodo in cui tutto questo è possibile, è quasi inevitabile, è proprio questo qui. È un periodo in cui Marte opposto crea dei dissapori, crea delle turbolenze, crea delle dissonanze con il mondo circostante. E voi quindi avete bisogno di tirare fuori tutta la vostra energia, la vostra grinta. Sappiamo che se c'è una caratteristica che riguarda il segno dell'Ariete è la testardaggine. Poi Pasquale, magari un giorno parleremo anche della simbologia dell'oroscopo e del perché poi a certi segni è stato associato quel particolare simbolo. Quel particolare simbolo. Ma questa è una cosa che vorrei sapere da 5 minuti. O animale, capito? Ecco. Perché è molto affascinante. Okay. E in effetti l'Ariete, che ha questa capacità di andare con la testa contro qualsiasi ostacolo, non è casuale. Loro sono proprio così, hanno proprio questa caratteristica, la caratteristica di essere delle persone testarde, delle persone che non si fanno fermare da nulla, e questo è un periodo in cui tutto ciò verrà fuori al massimo. Una luna bellissima nel segno dell'Ariete e dei Gemelli, una luna piena, riguarda proprio la capacità di comunicazione, la capacità di stare in mezzo alla gente, importantissima per i commercianti, per esempio. No? Oppure per chi si occupa di comunicazione, di public relation, una luna che può portare dei risultati eccezionali per voi. E poi attenzione però alla luna del fine settimana, del weekend. Che cos'è che non va con il vostro partner? C'è più di qualcosa che non funziona, che non vi convince. Sarà magari questa vostra aggressività, questa vostra irruenza. La luna nel segno del Cancro, nelle giornate di sabato e di domenica, vi chiede una maggiore serenità, tranquillità. Dovete curare di più la vostra casa, i rapporti familiari, i rapporti affettivi, i rapporti con i vostri figli. Dovete concedere qualcosa in più al vostro partner, dovete essere più diplomatici, perché altrimenti il muro contro muro va bene magari sul lavoro, in cui riuscite ad ottenere anche dei grandi successi e degli ottimi risultati. In amore però questo muro contro muro potrebbe creare anche delle fratture insanabili. Quindi se ci tenete ad un rapporto sentimentale, visto che i pianeti che transitano nel segno del Sagittario vi portano lontano, quindi voi non esiterete un solo istante a chiudere qualcosa per iniziare qualcosa di nuovo, ma se ci tenete ad un rapporto, ecco, dovete dimostrare una maggiore malleabilità. Ogni tanto non ce l'avete, questa malleabilità. La riete no. Allora, attenzione.
un paio di indicazioni che vi possono tornare utili. Quello che state guardando in questo momento, non sappiamo se in diretta oppure in una delle varie repliche, è Le Stelle di Azus, l'appuntamento ideato, creato, voluto e prodotto da Cartomanti Europei per parlarvi dell'oroscopo settimanale. Settimana di riferimento quella che va dal 23 al 29 novembre 2015, dicevamo, programma prodotto da Cartomanti Europei, uno tra i centri di cartomanzia più importanti, più grandi e più seguiti in Italia e non solo in Italia. Quindi rivolgetevi con fiducia ai contatti che vedete in sovraimpressione, uno su tutti www.cartomantieuropei.it, quindi attraverso internet la possibilità di contattare questo centro, la possibilità anche, perché no, di parlare direttamente con Azus, magari per chiedergli, per fargli una domanda specifica o per fargli la carta natale, no? Sì. L'oroscopo personalizzato di ognuno di voi. www.cartomantieuropei.it, attraverso questo sito la possibilità di vedere anche le nostre repliche, se ad esempio avete perso diciamo così il contatto con il vostro segno zodiacale in questa trasmissione, in questa puntata. Saliamo il primo gradino dell'oroscopo virtuale tra i segni più favoriti di questa settimana. Questa è la volta dei gemelli. I gemelli, questi gemellini che hanno vissuto dei periodi davvero molto complicati, molto difficili, ma che piano piano adesso riescono a riemergere. Certo, il periodo rimane ancora molto impegnativo, però voi dovete abituarvi a questa parolina, impegno, massima energia, un po' di sudore anche per ottenere dei risultati. Perché? Perché ci sono dei transiti, ci sono già stati quelli nella Vergine, ci sono dei transiti adesso nel Sagittario che richiedono da parte vostra impegno e sacrificio, parolina magica, sacrificio, quella che a voi non tanto piace, perché voi invece amate dedicarvi alle vostre attività, amate dedicarvi ai vostri hobby, insomma amate anche un po' giocare. Per voi la vita è un gioco, sempre e comunque. Siete il segno del primo contatto con il mondo circostante, del bambino che praticamente comincia a toccare gli oggetti, comincia a prendere conoscenza con il mondo circostante, la curiosità e soprattutto la voglia di giocare, perché i bambini apprendono attraverso il gioco. Quella è la vostra natura, però in questo momento non ve lo potete permettere e questo vi crea malcontento chiaramente, però attenzione, perché la luna piena che si forma nel vostro segno nella giornata di mercoledì è una luna che vi rincuora, vi rinfranca, perché vi fa sentire che gli ostacoli possono essere superati, che le difficoltà, tutto sommato, quelle più importanti, le avete messe un po' alle vostre spalle e adesso bisognerà solamente cercare di organizzarsi un po' meglio, perché i reali problemi, quelli portati da Marte, da Venere nel segno della Vergine, ormai sono alle spalle. Adesso c'è questa grande energia di Marte che transita nel segno della Bilancia insieme a Venere, e allora quella luna piena è una luna che parla soprattutto d'amore, di sentimenti, la possibilità e di iniziare anche una nuova storia, perché quelli sono transiti di incontro, Marte e Venere nel segno della Bilancia, ma sono transiti anche che riportano serenità, riportano attrazione fisica tra i coniugi, tra i partner, che magari si sono anche un po' distaccati perché erano alle prese con mille problemi che riguardavano la casa, la famiglia, anche il denaro, i soldi. E a proposito di denaro, questo Mercurio in transito nel segno del Sagittario è un Mercurio che vi chiede attenzione a come spendete i vostri soldi, ok? Dovete gestire meglio le vostre risorse perché avete un pochettino le mani bucate, questa è una delle vostre caratteristiche peculiari, miei amici dei gemelli. E poi Saturno, che vi sottopone sempre ad un grande stress, che va però in qualche modo gestito, ecco. Allora, appena potete, soprattutto in quelle giornate, magari staccate la spina e dopo aver portato a termine i vostri compiti, allora sì che potrete dedicarvi alle vostre attività preferite e tornare finalmente a giocare.
Le stelle di Azus, attenzione, forse in questo momento ci state guardando in diretta o forse in replica, non lo sapremo mai. Proprio di questo però volevo parlarvi. Siamo praticamente addirittura d'arrivo del nostro elenco. Se per caso avete perso il vostro segno, non vi preoccupate, avete modo di recuperare. Ad esempio guardando le repliche su questo stesso canale televisivo, ok? Oppure attraverso internet, su YouTube Cartomanti Europei, il canale Cartomanti Europei, su Facebook Cartomanti Europei, la stessa cosa, la nostra pagina, oppure direttamente su www.cartomantieuropei.it. Lì c'è un banner, una finestrella, come diciamo ormai di solito, sulla quale voi cliccate e entrate in contatto direttamente con questa trasmissione. Potete vedere le repliche, potete parlare direttamente con Azus e magari fargli anche delle domande. Ricordate un'altra cosa molto importante, il 488-3888. Che cos'è questo numero? Un numero al quale non chiamare, ma mandare un SMS con una sola parola. Astri, se volete dei consigli in servizio, in abbonamento, nel corso della settimana, dei consigli, dicevo, da parte di Azus direttamente sul vostro telefonino. Scrivete invece soltanto la parola fortuna se volete delle anticipazioni, delle previsioni per quello che riguarda invece il gioco del lotto. Ricordo, servizio settimanale in abbonamento, scrivendo un SMS al 488-3888, questo è soltanto uno degli innumerevoli servizi che è in grado di offrirvi Cartomanti Europei, come questa trasmissione che adesso vi parla del segno dell'acquario. Acquario, che continua il momento, il trend positivo. La settimana scorsa eravamo al primo posto, addirittura. Ecco. Beh, per voi amici dell'acquario, dai, c'è questa luna così clamorosa, bellissima, che si forma nel segno dei gemelli, ha a che fare con la fortuna. Quelle saranno giornate fortunate. Le giornate di mercoledì, di giovedì e di venerdì sono giornate in cui la dea bendata, la buona sorte, può darvi una mano per risolvere anche dei problemi che hanno a che fare con il vostro lavoro, noie burocratiche, legali, insomma, possono essere affrontate meglio, a cuor leggero, grazie a questa bella luna. Però la settimana parte con il transito lunare nel segno del Toro. Prendono il sopravvento problemi che hanno a che fare con la famiglia, con i figli, con le pareti domestiche, questioni anche quotidiane, no? Le questioni quelle di tutti i giorni, la routine, che certamente vi infastidisce, perché magari dovete rinunciare a qualcosa, al vostro tempo libero, per sistemare qualcosa che può avere a che fare con la casa, con la famiglia, ma anche con il posto di lavoro, il posto dove svolgete la vostra attività quotidiana, no? Che richiede una vostra maggiore presenza, un surplus anche di impegno, oppure dovrete trattenervi più a lungo per portare a termine un compito che vi è stato assegnato. Poi abbiamo detto questa luna molto intensa anche da un punto di vista sentimentale, perché l'amore diventa importantissimo in questo periodo. Marte e Venere, che transitano nel segno della Bilancia, sono uno stimolo anche a rinnovare un pochettino certi sentimenti. Quindi se c'era un po' di stanca, no? Di un po' di stasi, di calma piatta anche in certi rapporti, dovrete essere voi anche a tirare fuori qualche idea originale, qualche idea geniale. Magari se è un po' di tempo che non portate a cena vostra moglie o vostro marito, insomma, prendete un'iniziativa di questo genere e vedrete che poi le cose miglioreranno nettamente. Questa luna nel segno dei gemelli è una luna che parla anche di figli per le giovani coppie che magari desiderano aumentare il numero dei componenti della famiglia. Per quanto riguarda invece la luna nel segno del Cancro, una luna molto interessante per il lavoro, e a proposito di lavoro devo dire che questo Mercurio che transita in Sagittario adesso comincia a darvi delle chance nuove, però dovete stare attenti a chi vi rivolgete, dovete trovare le persone giuste, i canali giusti, la comunicazione è importante, è fondamentale in questo periodo, e se c'è qualcuno che voi ritenete in grado comunque di spianarvi anche un pochettino la strada, non esitate in questo periodo
a chiedere il suo intervento, perché potrebbe essere decisivo. Quel Mercurio parla proprio di rapporti, anche di amicizia, di rapporti personali che possono diventare fondamentali per ottenere un miglioramento a livello di carriera, a livello di professione e anche di soldi, devo dire. Ecco, speriamo che le tue parole, come dire, abbiano effetto, soprattutto l'ultima che hai detto. No, soldi? Perché, no, no, perché non siamo venali per niente. Affatto. Attenzione, squillo di trombe. Il segno più favorito di questa settimana, il segno che incontriamo alla fine di questo elenco atipico, quindi veramente il segno che un po', come dire, è veramente, no? Quello che le stelle agevolano un pochino, certo, di più questa settimana, è il segno della Bilancia. Beh, tanti transiti importanti per la Bilancia. Marte, Venere nel vostro segno e questa luna magnifica piena nel segno dei Gemelli, un settore del cielo che per voi ha a che fare con i viaggi, con le distanze che si possono accorciare, con un ritorno, ad esempio, di una persona che voi amate e che magari in questo momento non può starvi vicino, ha a che fare con la conoscenza, con le nuove esperienze, con la possibilità di cambiare anche un pochettino vita. È una luna quindi molto importante, soprattutto per l'amore, quella di mercoledì, giovedì e venerdì. È una luna che cambia le carte in tavola, quindi può dare una svolta decisiva alla vostra vita sentimentale. E per quanto riguarda il lavoro, le notizie sono altrettanto buone, perché comunque Mercurio, in transito adesso nel segno del Sagittario, è un Mercurio che insieme a Sole e insieme a Saturno rende i vostri discorsi, quelli che fate quotidianamente nell'ambiente lavorativo, assolutamente giusti, precisi, quasi perfetti. Quindi sapete cosa dire, sapete a chi dirlo, il momento in cui dire o avanzare determinate richieste. Ecco, questo è un periodo, amici della Bilancia, in cui voi dovete parlare. Se magari ritenete di meritare un aumento anche di stipendio, è il momento di dirlo apertamente, perché le vostre parole saranno ascoltate. E quindi potreste ottenere anche un miglioramento netto della vostra condizione. La luna di lunedì e di martedì è una luna che parla anche della possibilità di trasformare anche certe cattive abitudini che voi ogni tanto avete e vi portate dietro, figlie anche di esperienze sbagliate che avete fatto magari negli ultimi mesi. L'estate è stata anche particolarmente dura per quanto vi riguarda, però adesso potete cambiare, insomma, dovete fare anche un piccolo fioretto, diciamo così, no? Dovete avere anche la forza di uscire da certe situazioni che ormai anche voi siete coscienti che non potete più mandare avanti. Mi riferisco a piccole abitudini sbagliate che ognuno di noi ha, ma anche a frequentazioni sbagliate, anche a storie d'amore sbagliate o anche ad amicizie che in questo momento ritenete non abbiano più nulla da darvi, oppure addirittura sono controproducenti, quindi cattive frequentazioni, diciamo così. E poi la luna che transita nel segno del Cancro nelle giornate di sabato e di domenica è una luna che vi invita a cercare il calore dei vostri familiari, il calore del partner, la passione e il romanticismo anche che portano Marte e Venere nel vostro segno devono essere dimostrati proprio in ambienti, diciamo, un po' più raccolti, un po' più soft, quindi evitate le compagnie troppo chiassose, le compagnie troppo numerose e cercate di ritagliarvi degli spazi da vivere solo in compagnia del vostro partner e dei vostri familiari. Bene, allora, lo dico a beneficio dei nostri telespettatori, per chi si fosse messo in collegamento soltanto in questo momento, le stelle di Azus è arrivato al termine, quindi vi siete persi tutto l'elenco dei vari segni di questa settimana. Ma non c'è problema, il problema non sussiste perché potete vedere le numerose repliche che andranno in onda su questo stesso canale televisivo oppure attraverso il nostro sito www.cartomantieuropei.it. Potete guardare tutte le puntate, anche quella che sta volgendo al termine. Stessa cosa, lo potete fare
su YouTube e su Facebook cercando i canali di Cartomanti Europei. Allora, l'appuntamento con le stelle torna la settimana prossima. Ricordate, Cartomanti Europei, il centro di cartomanzia tra i più grandi d'Italia, tra i più importanti, tra i più eseguiti, è quello che ha prodotto questa puntata, questo programma. Se vi è piaciuto quello che vi ha raccontato il nostro amico Azus, molto, molto probabilmente vi piacerà anche rivolgervi con fiducia ai cartomanti e usufruire di tutti i servizi che vi mette a disposizione Cartomanti Europei. È stato bellissimo anche questa volta, la prossima volta ve lo promettiamo, sarà ancora più bello. Grazie Azus, ciao, alla prossima. Pasquale.